Prima di abbandonare definitivamente l'epoca ellenistica con le sue diramazioni nell'epoca romana, volevo ancora considerare alcuni autori minori che voi avete a pagina 444 e seguenti, e vi spiegherò appunto per quale motivo ho voluto soffermarmi su questi autori. Il primo è Sesto Empirico, che vive nella seconda metà del secondo secolo d.C. Ora, intanto volevo dire questo, il vostro libro non lo ricordo, ma lo ritengo abbastanza importante. Noi abbiamo detto già in un paio di occasioni che nella filosofia incontriamo certamente filosofi che ci propongono le loro idee, la loro visione del mondo, ma ci sono anche storici della filosofia che dobbiamo ringraziare in realtà per un contributo importante fornito da loro, perché senza di loro non sapremmo che cosa avevano pensato autori di cui abbiamo smarrito le opere, ad esempio, oppure che non hanno scritto nulla, ma che si sapeva e si conosceva il loro pensiero, perché è stato tramandato oralmente. Ecco, gli storici della filosofia si sono occupati di fornire questo resoconto, e grazie a loro quindi appunto abbiamo arricchito la conoscenza dei filosofi del passato. Forse il più noto in questo senso è Diogene Laerzio, che ha scritto La vita dei filosofi, ma anche Sesto Empirico appunto è un autore che ha dato il suo contributo sotto questo profilo. Però Sesto Empirico, ecco, mentre Diogene Laerzio ad esempio non propone nessuna sua idea originale, Sesto Empirico invece ha una sua visione del mondo che corrisponde allo scetticismo, però appunto vedremo introduce alcune variazioni di rilievo, in particolare una che adesso subito vi spiegherò, ed è per questo il motivo che ho voluto soffermarmi su di lui, no? E allora, gli suoi scritti, tra l'altro, ne conosciamo essenzialmente due. Uno si intitola Schizzi Pirroniani e l'altro si intitola Contro i matematici, che è l'assemblamento di due scritti che erano contro i dogmatici e contro i matematici, e poi rimane solo il titolo Contro i matematici. Ecco, il primo e fondamentale, direi, problema che pone Sesto Empirico è questo: è il modo in cui va inteso il fenomeno. Noi abbiamo visto che Pirrone sosteneva la tesi che la realtà si dà solo nell'apparenza, che noi della realtà riceviamo solo l'apparenza, e questo è l'unico livello di realtà che a noi può interessare. Apparire, si dice phainestai in greco, fenomeno vuol dire ciò che appare, no? Ma in questa chiave interpretativa di Pirrone è la realtà il soggetto del fenomeno, cioè la realtà appare, si dà in forma fenomenica. Il fenomeno è il modo di darsi della realtà. Il soggetto di questo processo è la realtà. Mentre invece Pirrone, direi, ribalta la prospettiva. Cioè Pirrone dice: ma che cos'è il fenomeno, in fin dei conti? Il fenomeno è l'insieme di percezioni sensibili che io ho, quindi sono i miei sensi a darmi, a fornirmi questa esperienza. E capite che qua quindi l'interpretazione è soggettiva. Il fenomeno è una esperienza soggettiva. Qual è il problema? Il problema è che se io appunto dico che il fenomeno è un'esperienza soggettiva, resta aperto e indeciso il problema se questa mia esperienza soggettiva corrisponda poi effettivamente allo stato delle cose. Cioè, se la realtà sia corrispondente al mio fenomeno soggettivo. Questa è la grande domanda. Pagina 445 in alto. E qui certamente Sesto non dice che la realtà è inconoscibile, perché se dicesse questo, proporrebbe una tesi negativa, non sarebbe più scettico, non sarebbe una tesi definita. No, lui dice che noi non possiamo, non sappiamo come è fatta la realtà, quindi sospende appunto da buon scettico
il giudizio, no? Ma la cosa importante, ripeto, è sottolineare il fatto che Sesto Empirico apra un problema, una questione, dicendo il fenomeno, ripeto, un'esperienza soggettiva, resta indeciso se poi la realtà corrisponda a questa mia esperienza soggettiva. Ora, voi, in prossimo a questo tema, è un tema che voi ritroverete nel corso della filosofia, e in particolare il prossimo anno, quando studierete un grande filosofo sulla fine del programma che si chiama Immanuel Kant, il quale proprio istituzionalizzerà, possiamo dire, questa dicotomia, no? In lui sarà così, cioè lui dirà: noi vediamo solo il lato che è rivolto a noi, come il lato della Luna, la faccia della Luna che è rivolta a noi, il fenomeno della realtà, ma non sappiamo quello strato interno, intimo della realtà che lui chiama cosa in sé o noumeno, appunto come si è fatto. Ecco. Quindi Kant poi farà diventare questo problema un problema fondamentale della riflessione filosofica. E quindi il prossimo anno, quando arriverete a Kant, vi verrà in mente Sesto Empirico, di cui stiamo parlando adesso, in questo momento. Vedete, c'è anche una citazione qua a pagina 445, dopo il punto a capo in alto, terza riga, dice Sesto: coloro che dicono che gli scettici sopprimono i fenomeni, mi pare che non abbiano udito quello che a noi si dice, che da noi si dice, che noi non sovvertiamo quello che, senza il concorso della volontà, ci conduce ad assentire in conformità dell'affezione che consegue la rappresentazione sensibile, e questi sono i fenomeni. La affezione. Affezione vuol dire essere affetti, vuol dire avere una sensazione. Quindi il fenomeno è avere una sensazione, fenomeno soggettivo. Tutto ciò vale appunto per il piano conoscitivo, gnoseologico. Sul piano etico, invece, secondo Sesto, bisogna vivere in base a quattro regole, che adesso vediamo. Che vuol dire vivere senza contrastare la natura, anzi rispondendo a quello che la natura in qualche modo ci chiede, e due, vivere in maniera conforme, coerente a quello che sono i costumi culturali della società in cui vivo. Vedete le quattro regole a metà della pagina 445 con i pallini neri: seguire le indicazioni della natura, seguire gli impulsi delle nostre affezioni, che ci spingono ad esempio a mangiare quando proviamo fame, a bere quando sentiamo sete, rispettare le leggi, i costumi e il codice morale del proprio paese, non restare inerti ma esercitare un'arte. Ecco, soffermiamoci in particolare sul secondo, no? Dice Sesto: ma gli stoici sono uomini in carne ed ossa uguali a tutti gli altri uomini, quindi evidentemente hanno dei bisogni fondamentali di sopravvivenza, e devono rispondere a questi bisogni, no? Quindi la natura ci richiama sotto questo profilo biologico al fatto che noi dobbiamo certamente mangiare, bere e quant'altro se vogliamo rimanere in vita. E quindi qui, su questo piano, dobbiamo certamente obbedire alla natura, no? Qui, questa è già una variazione, no? Rispetto allo scetticismo classico. E lo ricordo appunto il vostro libro, perché qua non si parla più quindi di apatia, di essere completamente esenti dalle sensazioni, perché Pirrone arrivava appunto a queste conseguenze estreme. Ricordate quando diceva che bisogna essere indifferenti addirittura tra la vita e la morte, no? Quindi qui non siamo, Sesto non è in quest'ottica. Sesto sta dicendo: non è tanto l'apatia che dobbiamo mettere in atto, quanto la metriopatia, che vuol dire la capacità di commisurare, di calibrare, di moderare le affezioni appunto in maniera opportuna, senza farcene certamente sopraffare, ma rispondendo a quel livello minimo come quello della sopravvivenza. Quindi si potrebbe dire che c'è una rivalutazione dell'esperienza in questo caso, scoprendone anche quella che è l'utilità.
E quando nella citazione di sopra non avevamo letto una frase, vedete sotto dove c'è scritto etica del senso comune in grassetto, dice Sesto: noi non contrastiamo la vita, ma la difendiamo, assentendo senza dogmatismo a quanto è da essa conformato, ma opponendoci alle cose inventate per loro conto dai dogmatici. Allora, qui c'è un richiamo, come abbiamo detto prima, a obbedire alla vita, quindi a rispondere a quei bisogni di sopravvivenza, ad esempio. E invece noi ci opponiamo, dice, alle cose inventate dai dogmatici, e qui vuol dire alle teorie che pretendono di dirci la verità sul mondo, no? Di spiegarci ogni cosa. Ma quando lui si riferisce ai dogmatici, non si riferisce solo ai sistemi classici di Platone e Aristotele, ma anche a quei sistemi ellenistici, come ricorda giustamente il vostro libro in fondo alla pagina 445, e come quelli degli stoici, per esempio. Anche il sistema stoico pretendeva di darci una visione determinata della realtà, pretendeva di dirci qual è la verità dell'universo, no? Quindi anche le filosofie ellenistiche rientrano in quell'atteggiamento dogmatico che lo scettico sospende, cioè mette in discussione, non sposa. Ecco, poi di Sesto andremo a fare l'analisi del testo qualche pagina più avanti. Prima però volevo ancora appunto citare due autori minori che troviamo a pagina 446-447. Il primo si chiama Andronico o Andronico di Rodi, che dir si voglia, e se vi ricordate bene, noi lo conosciamo già, perché è colui che fornisce una sistemazione ordinata delle opere di Aristotele, no? Qui si ricorda un po' brevemente tutta la vicenda. Ricordate che dopo la morte di Aristotele subentra Teofrasto alla guida del liceo, poi quando anche Teofrasto passa al testimone, per così dire, nelle mani di Neleo, Neleo a un certo punto prende tutta la biblioteca di Aristotele, cioè i testi scritti da Aristotele, i testi esoterici, cioè quelli scritti per la scuola, e se li porta dietro con sé nella città natale, Scepsi, nell'Asia Minore. Ora, a questo punto le opere di Aristotele rimangono inattive, cioè lui le possiede, probabilmente ce ne sono anche altre copie in qualche città, Alessandria d'Egitto, altre città, però nessuno le riprende in mano, nessuno le studia e le interpreta, e quindi rimangono inattive fino a quando, con l'invasione dei Romani, Scilla preleva queste opere, le porta a Roma e a questo punto, se ne occupa appunto Andronico di Rodi, il quale, come è noto, come sappiamo, le divide in settori, no? Quindi tutte le opere che si occupano di logica e di metodo fanno parte di quello che lui chiamerà l'organon, le opere che si occupano di problemi fisici, della appunto fisica, di problemi etici e morali, un'altra sezione, e poi soprattutto tutte quelle opere che si occupano dei problemi fondamentali, delle domande fondamentali che vanno oltre il livello semplicemente fisico, Andronico le mette in una sezione chiamandola metafisica, introducendo quindi nel vocabolario filosofico questo termine che prima non c'era, e che da qui in avanti rimarrà uno dei termini principali del lessico filosofico. E questa sistemazione del corpus aristotelicum rimane definitiva, nessuno la metterà mai più in dubbio, e verrà utilizzata appunto da tutti gli interpreti successivi, che a questo punto riprenderanno i testi di Aristotele per commentarli a livello sempre più specifico e specializzato fino ad arrivare a commentare frase per frase. Il secondo autore che volevo ancora citare, cioè il terzo di questa mattina, è Alessandro di Afrodisia, che vive verso la fine opera, diciamo, verso la fine del secondo secolo d.C., sembra forse che abbia insegnato anche ad Atene. Alessandro è un autore che appunto ci fornisce molti commentari
alle opere di Aristotele, ma a un certo punto ci aggiunge anche qualcosa di suo, cioè aggiunge un elemento, in particolare alla teoria dell'intelletto. Ricordate che Aristotele applicava all'intelletto umano quel rapporto atto-potenza che era insito in tutti gli enti esistenti al mondo, no? E il livello potenziale dell'intelletto è la sua capacità tendenziale di conoscere tutte le cose. L'intelletto acquisito, in habitu, dice Alessandro, è quel momento in cui invece l'intelletto traduce in attualità, cioè perviene a una conoscenza concreta, qui ed ora, no? Ma ecco, questo è l'elemento aggiuntivo di Alessandro. Dice perché questi due livelli dell'intelletto, potenziale e attuale, vengano messi in contatto, perché avvenga quel contatto che poi consente di arrivare a delle conoscenze reali, attuali, ci deve essere un principio agente. No? È un po' come, se voi ricordate, la teoria delle cause di Aristotele, no? Diceva, da una parte c'è il legno, dall'altra parte il disegno di una scrivania, poi ci deve essere anche la causa efficiente, cioè ci deve essere qualcuno, in questo caso l'artigiano, che metta assieme materia e forma e realizza appunto la scrivania. In questo caso, dice Alessandro, il principio che mette assieme la potenzialità di un intelletto umano e la sua capacità reale di pervenire a degli atti concreti di conoscenza, è un principio superiore, evidentemente, no? Che lui riconduce, Alessandro di Afrodisia, a quel pensiero dei pensieri, o motore immobile, che sta a fondamento dell'intera visione aristotelica, no? Cioè è un intelletto divino, potremmo dire. E allora, pagina 448, si può arrivare a dire questo, che nel momento in cui l'intelletto umano conosce, ebbene, in quell'istante perviene a uno stato appunto quasi divino, no? Di quell'intelletto divino che mette in contatto appunto lo strato, il livello potenziale con quello attuale. E allora, se diciamo questo, incominciamo ad aprire la strada a una esperienza di carattere mistico, si potrebbe dire, superando quindi quello che è l'orizzonte di riflessione aristotelico per recuperare un'impostazione maggiormente platonica, e quindi si arriverà a quell'indirizzo e quell'autore che noi studieremo, concludendo il programma, che è il neoplatonismo di Plotino. Quindi questo è il motivo per cui ho voluto parlare di Alessandro, perché appunto ci mette sulla traccia per arrivare poi all'ultimo autore del nostro programma. A questo punto, possiamo andare a analizzare il testo di Sesto Empirico, a pagina 457, tratto dagli schizzi pironiani. Le poche righe di introduzione vi ricordano appunto che la concezione del fenomeno di Sesto è soggettiva, e vediamo il testo stesso, no? Che inizia, Sesto inizia ricordandoci i caratteri tipici dell'atteggiamento scettico, no? Dice l'indirizzo scettico, prima riga, si chiama investigativo dall'azione dell'investigare e dall'indagare, sospensivo per la disposizione d'animo. Cioè io mi appresto a cercare di capire la realtà, ma siccome vedo che non riesco a darne una definizione completa, definitiva, sicura, sospendo il giudizio, epoché, no? Guardate quella parolina greca. E poi sotto, nel paragrafo 2, vedete, alla quinta riga circa, dice: alla parola fenomeni diamo ora il significato di dati del senso. E proprio c'è un'espressione, tra l'altro, anglosassone nella filosofia contemporanea, che è sense data, appunto, per indicare l'esperienza sensibile che noi abbiamo. E quindi qui abbiamo la classica definizione di Sesto del fenomeno come esperienza soggettiva. E la nota che voi avete, 4,
sulla riga banda di destra di questa stessa pagina 457, giustamente ricordo appunto che qui abbiamo una variazione significativa, perché Pirrone, per Pirrone il fenomeno era una manifestazione della realtà e quindi era una concezione metafisica del fenomeno, mentre invece in Sesto è una visione antimetafisica perché fa del fenomeno un'esperienza soggettiva. E anche a pagina 458, vedete nel paragrafo 3, alla seconda e terza riga, ribadisce Sesto alle affezioni assente lo scettico. Le affezioni, abbiamo già detto, è la capacità di avere sensazioni. Essere affetti vuol dire avere una sensazione. Nel paragrafo 4, vedete, dice, dopo i due punti a capo, criterio dell'indirizzo scettico è il fenomeno. E poi pone il problema, quel problema classico che dicevo prima, due righe più sotto. Perciò nessuno forse contesterà che l'oggetto appaia così o così, ma si farà questione su questo se sia tale quale appare. Ecco qui, questo è il problema, il grande problema che Sesto apre e che verrà ripreso, ve l'ho detto già, da Kant, cioè il fenomeno è la mia esperienza, ma a questa mia esperienza corrisponde le cose nella loro natura oppure no? Questo è un grande tema della filosofia. Poi, appunto, l'etica del senso comune, più sotto, no? Dice come dobbiamo vivere, dice, riferendoci ai fenomeni, viviamo senza dogmi, osservando le norme della vita comune, cioè, appunto, mangiando, bevendo per rimanere in vita. Che non possiamo vivere senza far niente del tutto. Questa osservanza delle norme di vita sarà quadripartita, cioè le quattro regole che abbiamo già citato prima, che vengono appunto enumerate, no? Dice nella guida della natura, nell'impulso necessario delle affezioni, in quanto la fame ci conduce verso il nutrimento e via dicendo, nella tradizione delle consuetudini e delle leggi, terz'ultima riga. In quanto consideriamo la pietà come un bene, l'impietà come un male. Quindi aderiamo a quelle che sono le indicazioni etiche della società in cui viviamo, e qui fortunatamente, tra l'altro, allora i valori erano questi, cioè la pietà, bisogna avere pietà, solidarietà nei confronti del prossimo, l'impietà è il contrario, è il non avere pietà, l'impietà. Interessante questo concetto, meriterebbe di essere ulteriormente sviluppato. Ecco, invece nell'ultima pagina, 459, anche qui abbiamo una variazione, direi, di abbastanza di rilievo rispetto alla classica posizione di Pirrone, no? Perché si ribadisce alla quarta riga che l'obiettivo dello scettico è la imperturbabilità. Però poi dice imperturbabilità nelle cose opinabili e la moderazione nelle affezioni che sono per necessità. Allora, le affezioni che sono per necessità sono quei famosi bisogni primari che dicevamo prima, a cui noi dobbiamo rispondere se vogliamo rimanere in vita. Quindi lì siamo obbedienti e allora, vedete, la moderazione non è la apatia totale che bisogna avere, ma la metriopatia, la capacità di calibrare. Quindi, seguendo l'alimentazione, noi dobbiamo mangiare quanto ci basta per sopravvivere, non aggiungere calorie insufficienti, cioè inutili, calorie in eccesso che sarebbero inutili, appunto, no? Quindi capacità di calibrare, di moderare, metriopatia. E poi dice, vedete, qualche riga più sotto, dice chi crede nell'esistenza di qualche cosa, che qualcosa sia bene o male per natura, si conturba continuamente e quando non possiede quella che egli ritiene essere bene, insomma, si angoscia, sta male, no? Qualche riga più sotto, chi invece dubita se una cosa sia bene o male per natura, né fugge né persegue nulla con ardore. Cioè, se noi siamo co assolutamente convinti e che quella cosa abbia valore, sia positiva, eccetera, beh, noi ci angustiamo per raggiungerla quella cosa. Ma se noi sospendiamo il giudizio di valore sulle cose, appunto, perdiamo anche quella angoscia
che ci perseguita. Quindi, diciamo, acquistiamo una indipendenza dalle passioni, no? Però, ecco, qui è la cosa interessante, no? E la variazione anche. Questa imperturbabilità, dice Sesto, viene raggiunta quasi come effetto indiretto, non diretto. E fa un esempio, dice, c'è un famoso, detto a metà del brano, dice, cosa è successo a un pittore famoso che si chiamava Apelle? Apelle aveva dipinto perfettamente un cavallo, poi a un certo momento voleva anche dipingere quella schiuma che a volte esce dalla bocca di un cavallo, ma non era capace a farlo. E allora dall'ira, dal dispiacere, a un certo momento prende una spugna con cui stavo pulendo il pennello e la lancia contro il quadro. E così, per un effetto quasi magico, questa spugna, colpendo proprio la testa del cavallo, crea quell'effetto che lui avrebbe voluto dipingere, ma non era in grado di farlo. E così dice. Sesto, accade agli scettici, no? I quali continuano a pensare a questo problema, se il fenomeno corrisponde alla realtà delle cose, ma appunto vedendo che non riescono a dare una risposta, a un certo momento sospendono il giudizio, come dire, no? E allora proprio lì, tac, in quel momento in cui sospendono il giudizio, che involontariamente, indirettamente, raggiungono quello stato di imperturbabilità. E quindi, diciamo, per effetto quasi casuale, inintenzionale, si potrebbe dire. E qui quindi abbiamo un'ennesima variazione, direi abbastanza importante. Vi saluto e ci vediamo la prossima volta.